Caroline Bambolotti, buonasera. Allora, come potete vedere, a parte il fatto che io sia completamente struccato, oddio, faccio paura, scusate. Ovviamente, se vi ha scandalizzato questo video, scrivetemelo giù nei commenti che non lo faccio più, ve lo giuro. Vabbè, comunque, a parte le cose serie, perché è una cosa seria quella che io possa spaventarvi così. Volevo farvi vedere in realtà le mie sopracciglia come sono, perché non l'avete mai viste. Mi vergogno talmente tanto delle mie sopracciglia che nei video tutorial io praticamente prima di fare la base già faccio le sopracciglia in modo che voi non vediate questo schifo. Ok, adesso sapete anche questo. Molte di voi mi hanno scritto: Sara, mai delle sopracciglia perfette. Io gli ho scritto sotto, onestamente, gli ho scritto: non avete idea di quello che faccio per averle così, perché è tutta una finzione, nel senso che le mie sopracciglia naturalmente non sono belle come voi le avete viste nei video, ma sono così, nel senso. Ovviamente, prima di farvi questo video dove vi mostro come disegno io le sopracciglia, è tutta un'arte particolare. A voi servirà molto di meno per ottenerle così belle, però con meno passaggi ovviamente. A me serve un po' di più, ma sono una cagasotto e poi perciò non mi faccio il tatuaggio. Quindi le disegno, mi piace come vengono disegnate da me e continuo a farle così. Ovviamente prima di andare a fare il video ho depilato i 3-4 peli che mi crescono qua sotto, inutili, perché magari crescessero di qua per fare un po' di coda che non ho. Sono 3-4 peli, proprio stanno a stento lì, per seguire la forma, veramente pochi pochi pochi. Per cui, le sopracciglia sono ovviamente la cornice dello sguardo, è così, veramente una pessima cornice, si deve ovviamente un poco restaurare, ma anche perché, parliamoci chiaro, io ho anche gli occhi tra l'altro abbastanza distanti, per cui avere delle sopracciglia così sfigate veramente non fa altro che peggiorare ancora di più la situazione, quindi assolutamente devo andarla a ritoccare. Fatta questa premessa, vi mostro i prodotti che io uso. Ovviamente voi modulate la quantità di prodotto in base a come volete l'effetto, se lo volete più naturale, più artificiale, come a voi piace. Non sono nessuno per dirvi dovete farle in questo modo. Io le faccio in questo modo. Se a voi piace questo modo, lo rifate, se no, non, se non vi piace, le fate come le fate sempre. Prima di tutto, io vado a usare questo kit della Elf, Lay Brow Kit, appunto, che presenta l'ombretto e la cera e il pennellino sfigato, questo qua. Allora, come vedete, l'ombretto non è molto usato. Perché? Perché è rossiccio, per cui a me non piace tanto. La cera, come vedete, è strascavata. Allora, come invece riempimento, insomma, con l'ombretto uso il kit, questo qui, della Essence, che sicuramente mi si confà molto di più. Ok, quindi vi mostro come faccio io. Prima di tutto prendo la cera, vabbè, dopo aver ovviamente depilato le sopracciglia, avergli dato forma se per caso volete cambiare forma e tutto il resto appresso e via discorrente. E prendo lo prelevo con questo pennellino angolato che c'è stesso in dotazione e vado a creare la sagoma inferiore, quindi parto da qua e salgo su per andare a far vedere quel poco di arco che ci sta, così, in questo modo. Qua vado proprio a dipingere il resto della mia sopracciglia che non c'è. Ecco qua, quindi ho fatto tutto il lato inferiore.
Io vado a ricreare anche l'angolo. Nel caso in cui voi abbiate gli occhi vicini, non fate questa cosa. Per esempio, invece, chi ha gli occhi distanti, secondo me, o almeno distanti quanto i miei, va fatta. Quindi ho le cornici sopra e sotto. Per quanto mi riguarda. Quindi ho dato una sagoma, finalmente esistono. Finalmente esistono le mie sopracciglia. Con il resto della cera, poco poco che è rimasta attaccata al pennellino, vado un poco a riempire l'interno, ma non tanto, giusto in modo che si attacchi il colore, poi successivamente si Basta aggiungere un attacchi po', l'ombretto. Niente di più e niente di meno, mi do una sistemata con le unghie, cosa se praticamente si distrugge la forma. E quindi io non farò l'altro occhio, ovviamente, così faccio vedere la differenza tra sto schifo e questo. Dopo aver fatto quindi il riempimento con la cera abbiamo finito. Stop. Prendo il kit della Essence. La prima parte, per quanto riguarda le mie sopracciglia, le mie, io ripeto, ripeto le mie, che faccio? Prendo i due colori, li miscelo, quindi giusto una picchiettata in quello scuro e due picchiettate in quello chiaro. Così faccio io. Bene, le mie misure proprio sono. E le metto nella prima parte. Vedete? Fino qua praticamente. Dopodiché, nella parte inferiore, quindi nella parte finale della sopracciglia, io bagno solo, vedete, questa puntina, solo la puntina, perché le mie sono troppo sottili per poter bagnare tutto il pennellino, intingere tutto il pennellino, e nella parte solo più scura e vado con calma e con pazienza a definire la parte finale. La differenza è già abissale, come possiamo vedere. No, effettivamente la differenza è tanta e si vede. Come potete vedere, andando a ricreare l'angolo interno, diciamo, della mia sopracciglia, quest'occhio, vedete come sembra ancora più distante, nonostante sia già distante, mentre questo, vedete come sembra più vicino rispetto a questo qua, sembra più distante questo adesso. Quindi, secondo me è il modo ideale, magari con chi ha una sopracciglia un po' più fortunata della mia, quindi ha più peli, può andarla a ritoccare di meno, magari farsi un ritocco solo a peletti, ma purtroppo nel mio caso, come potete vedere, non se può, non se può, si deve andare a ridefinire totalmente. Che cosa faccio io? Prendo questa matita correttiva che io ho pagato pochissimo, come vedete, io la uso praticamente sia per contornare le labbra, sia per contornare, mo ci vuole la sopracciglia. È un po' la mia perfettina, diciamo, come la vogliamo chiamare. Le trovate al mercato, cioè tranquillamente per l'uso che ci fate voi, o almeno per l'uso che ci faccio io, voglio dire, non c'è bisogno di una matita costosa. E con questa vado appunto a contornare tutta la sopracciglia. Vedete, ci ho fatto una riga. Credetemi, ci ho fatto una riga. Faccio più spessa, ma vedete un po' in controluce si intravede. Quindi vado a fare questa linea che mi va a contornare le sopracciglia. Dopodiché la faccio anche nella parte superiore. Ecco qua, per definirle ancora meglio. Che fai, rimani con la riga in faccia? Assolutamente no.
Assolutamente no. Prendo un pennellino qualsivoglia, non molto grande ovviamente. Che ho fatto? Ci mandate tutto qua. Vedete, questo con le setole abbastanza morbide, almeno io lo prendo così. E vado a sfumare bene i bordi fatti con la matita correttiva, col matitone correttivo. Magari vi aiutate anche un po' con le mani, come vi trovate meglio, insomma. Fate un po' come vi pare. Io mi aiuto inizialmente col pennello e poi successivamente anche un po' con le dita. Questa abbiamo sfumato la parte inferiore, come vedete è ancora molto più definito l'arco. E andiamo a fare la stessa cosa, la parte superiore. Perché ho preso un pennellino sporco, mi sono sporcata di marrone. Vabbè, non l'ho ben saputo riconoscere. Quali erano i pennelli puliti e quelli sporchi? C'ho gli schifo quelli neri. Dovevo lavare anche questo, vabbè, ora lo lavo. Vabbè, fatto con le mani, abbiamo fatto uguale. Ecco qua. Quindi, ragazze, come potete ben vedere, ben notare, la differenza si nota tanto. È proprio. Sono proprio diverse. Ovviamente alla fine dovrei tenerlo da queste parti, eccolo. Andate a fissare il lavoro fatto, ovviamente, con questo è un mascara trasparente che io ho preso al mercato. Però comunque qualsiasi mascara trasparente ovviamente va bene per fissare le sopracciglia. Quindi per andare a fissare tutto il lavoro fatto in precedenza usiamo questo mascara. Se prima, io un po' mi sono dimenticata perché non lo faccio spesso purtroppo, una cosa che faccio e mi ricordo di fare quando voglio che rimangano davvero davvero tutta la giornata senza muoversi, quando devo uscire la mattina e tornare la sera praticamente, o devo andare da qualche parte, c'è cioè un evento, qualche cosa. Ci metto di solito il primer prima di andare a fare tutto questo lavoro, in modo che gli ombretti, le creme aderiscano bene, alla zona e in modo che tutto il lavoro fatto non si muova di un millimetro. E niente, bamboline, questa è la mia proposta per le sopracciglia perfette. Spero che vi possa essere utile. A me cambia proprio la vita, nel senso, io non ci uscirei mai con una sopracciglia del genere. Quindi, per me è una cosa che è veramente, veramente immancabile. Non posso non farla tutti i giorni, a meno che non esco da dentro casa, e questo è un altro discorso. Niente, scusate l'orribilità della mia faccia e vi mando un bacio grande a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, fatemi sapere giù nei commenti se vi è stato utile, se fate pure voi così, se fate diversamente, se avete altri metodi da consigliarmi, perché io purtroppo sono condannata a vita, quindi tutti i suggerimenti sono ben accetti. Un bacione, al prossimo video, ciao!